Se lo fanno è uno schifo. Se lo fanno è uno schifo. Potrebbe essere approvato l'articolo 13 dell'Unione Europea, che potrebbe andare anche a chiudere tutti i canali YouTube. Vi spiego meglio. L'articolo 13, infatti, tutela la creatività. La tutela anche appunto nel rispetto della violazione dei copyright, che dovrebbero essere più rigidi e appunto tutelare maggiormente questo diritto appunto alla creatività. Ma questo che cosa comporterebbe? Potrebbe comportare appunto l'oscuramento di qualche video su YouTube, o meglio di tanti video su YouTube, o nel peggiore dei casi della chiusura di tutti i canali YouTube, della chiusura di Instagram, perché appunto condivide contenuti, della chiusura di Facebook, della chiusura di Twitter, della chiusura di Dailymotion e di tanti altri mezzi, di altri tanti social network. Potrebbe essere soprattutto la fine di YouTube. Concentriamoci su questo, ragazzi, perché io prima di entrare in YouTube, cioè, alla fine lo snobbavo molto questo mondo. Però una volta che ci sono entrato, ragazzi, io mi sono appassionato e mi sono affezionato. Perché è affascinante questo mondo. Perché se vedi comunque che un certo numero di persone ti commenta sotto i video e ti guarda i tuoi video e sai che gli apprezzano i tuoi contenuti, ragazzi, diventa una soddisfazione. E soprattutto, ragazzi, io YouTube lo prendo come mezzo proprio per esprimere il mio pensiero, per esprimere la libertà di pensiero che dovrebbe essere rispettata. Per parlare, lo uso per svagarmi, per fare quello che mi piace, per fare quello che sogno fare alla fine. E sinceramente, ragazzi, se mi impedissero questo non sarebbe affatto bello, anzi, sarebbe molto molto brutto, perché sarebbe comunque una certa forma di censura che è vietata dal fascismo, almeno in Italia. E soprattutto limiterebbe una grande cosa, appunto, la libertà di pensiero, ovvero di quella di esprimere la propria opinione, di esprimere la propria opinione su un qualunque tema e di trasmetterla alla gente. Ecco, questo con questa riforma verrebbe meno. Questo è in sintesi quello che potrebbe accadere dopo, ma l'articolo dell'Unione Europea. Ragazzi, fatemi sentire anche voi con l'hashtag Save Your Internet e no all'articolo 13 dell'Unione Europea, perché siamo ancora in tempo, ragazzi. È un piccolo contributo a tutti. Potrebbe non servire a nulla, però se tutti facciamo un piccolo contributo, potremmo farcela, perché questo, ragazzi, è una cosa seria, è una cosa importante, perché ragazzi, sarebbe davvero davvero molto brutto, non ho altre parole. Sarebbe veramente straziante, sono un po' preoccupata perché comunque, ragazzi, lasciare YouTube mi comporterebbe anche un grande, grande sacrificio perché appunto ormai mi sono affezionata. Appunto, ragazzi, fatemi sentire anche voi perché siamo ancora in tempo, perché questo articolo 13 deve ancora essere redatto e pubblicato e approvato. Quindi, ragazzi, forza, facciamoci valere tutti insieme. Perché se ci facciamo valere tutti insieme, magari la nostra protesta avrà una voce più alta. E noi dobbiamo far sentire ciascuno di noi la propria voce, il nostro pensiero, esprimerlo. Per proprio limitare questo articolo 13, perché posto così andrebbe a limitare tante 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 cose. E voi, ragazzi, lasciate tanti mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale, ragazzi, speriamo bene, perché comincio davvero a essere preoccupato. Lasciate un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate. Arrivederci, raga, speriamo bene, e date il vostro contenuto. Arrivederci, raga, ci vediamo al prossimo video.